Buonasera telespettatori di Teleprima, buonasera e benvenuti con un nuovo appuntamento dell'inchiesta. Questa sera le nostre telecamere vi porteranno a Sessaurunco e parleremo del CAB, ovvero il Consorzio Aurunco di Bonifica. Ci siamo interessati a questa storia perché ci sono arrivate delle segnalazioni, una situazione purtroppo annosa e disastrosa. Abbiamo voluto accendere appunto le nostre telecamere e far luce su quella che è davvero una situazione alquanto strana. Il Consorzio Aurunco di Bonifica si occupa della pulizia dei canali e soprattutto dell'assetto idrogeologico, una funzione molto importante. Il Consorzio ha sede a Sessaurunca e copre anche i comuni di Minturno, Castelforte, San Cosma e Damiano e quello di Cellule. Si estende su una superficie di circa 24.200 ettari e quindi garantisce un'importante funzionalità e servizio. Ma qual è il problema? Perché ci siamo portati al CAB, al Consorzio Aurunco, perché da molti anni purtroppo il consorzio stesso è in difficoltà, quindi mancano i fondi, ci sono state anche delle proteste, ma la situazione ad oggi purtroppo è rimasta invariata. Ci siamo fatti spiegare, ovviamente supporteremo tutto come sempre con le immagini, ma siamo andati lì e ci siamo fatti spiegare come stanno le cose da un collega che ringrazio, è presente, Fabrizio Marino. È nata questa intervista, poi lo vedremo durante l'arco della puntata, ci siamo messi in macchina, quindi un viaggio che ci ha portato sull'impianto proprio di drenaggio che si occupa della pulizia dell'acqua e dello sversamento poi in mare, sversamento ovviamente legale. Quindi io farei partire il primo servizio e l'intervista al collega Fabrizio Marino che ci spiega questa annosa, ripeto, e disastrosa situazione del CAB, del Consorzio Aurunco di Bonifica. Può partire il servizio. La problematica fondamentale del problema del Consorzio Aurunco di Bonifica è una problematica innanzitutto economica, perché l'ente di Via delle Terme ormai versa una condizione debitoria di milioni e milioni di euro. La situazione ormai va avanti dal 2011, quando la Regione Campania ha commissariato per la prima volta l'ente, e quindi sono 9 anni che gli operai stagionali e i dipendenti fissi continuano una lotta per la sopravvivenza. Quindi anche quest'anno ci troviamo nel mese di aprile, come l'anno scorso, è subentrata la problematica delle assunzioni degli operai stagionali. Che se ne dica, il Consorzio Aurunco di Bonifica svolge un importante lavoro per quanto riguarda il mantenimento dell'assetto idrogeologico di tutta la zona del territorio Aurunco, quindi di Cellule, Baia Domizia e Sessaurunca. Gli operai, come l'anno scorso, sono in fermento perché attendono risposte da quella che è la giunta regionale, in questo caso dalla assessorando all'ambiente, che ha promesso un finanziamento che permette agli operai, insomma, di iniziare i primi lavori di pulizia dei canali. Ricordiamo questa opera. Ricordiamo di che cosa si occupa il Il consorzio. Consorzio Aurunco di Bonifica si occupa sostanzialmente di quelle che sono la pulizia dei canali, l'irrigazione dei campi e quindi dell'agricoltura, e soprattutto nella zona di Baia Domizia, quindi nella zona di Pantano, si occupa di quello che è l'opera di drenaggio delle acque paludose per poi trasformarle e portarle a mare. Ormai sono svariati anni che il Consorzio Aurunco di Bonifica non funge più da collante per il territorio, perché ovviamente versa in condizioni debitorie stratosferiche, tante che le macchine che di solito dovrebbero
tirare circa 1000 litri di acqua al secondo, molte non sono neanche funzionanti e quindi gli operai sono costretti non solo a lavorare ma anche a non essere pagati, perché essendo un ente pubblico non vi può essere un'interruzione di pubblico servizio. E anche addirittura quando alcuni operai hanno presidiato e hanno manifestato il proprio dissenso verso scelte scellerate della politica, sono stati alcuni deferiti e diffidati addirittura dalla prefettura per interruzione del pubblico servizio. E quindi quest'anno come l'anno scorso gli operai stagionali si trovano di nuovo in un piede di guerra, perché aspettano notizie da quello che sono gli avvenimenti politici regionali. E quindi che cosa dire? Bisogna dire che questo ente a Sessa Lunga risulta essere un ente praticamente fantasma, nonostante sia un ente di vitale importanza, come è già stato detto, per l'assetto idrogeologico del territorio, nonostante questo l'ente risulta essere un ente fantasma, perché è abbandonato da qualsiasi tipo di forma politica, territoriale, regionale e addirittura nazionale. Ormai l'ente è sull'orlo di una crisi di nervi, stessi gli operai dipendenti non vogliono nemmeno più parlare, non vogliono rilasciare interviste pubbliche perché sono continuamente pressati da quella che è la situazione politica e sono in attesa di una notizia che sostanzialmente tarda ad arrivare, anche perché già ci troviamo nella seconda metà di aprile e i lavori della pulizia dei canali per l'irrigazione già dovrebbero essere partiti, però come si può chiaramente notare i lavori sono ancora fermi e sono tutti quanti attaccati ad un palo. Ricordiamo i 22 dipendenti ufficiali del consorzio a fronte poi dei 60 circa stagionali. Ci sono circa 60 operai stagionali e 20 dipendenti fissi, tra cui ci sono alcuni che devono ancora recuperare 44 mensilità arretrate. Questo ovviamente nel complesso è difficile prevedere una risoluzione in breve termine. Infatti vengono fatte delle manovre che da alcuni politici locali sono state definite delle manovre tampone e che lo sono nella realtà, perché sono soltanto delle piccole pezze che vengono messe al problema, quando invece la soluzione tarda ad arrivare, soprattutto per una forma di sciatteria politica, burocratica, indipendentemente da quello che è il colore politico, perché comunque la situazione va avanti a discapito degli operai, chiunque sia il partito politico di turno che sia in regione, comunque tutti fanno tutti si mantengono allo stesso livello con il consorzio di bonifica, cioè sono tutti quanti lontani, è come se il consorzio non esistesse in realtà, però per la salute del territorio lungo è di vitale importanza. Ti chiedo da collega a collega e soprattutto da cittadino attivo di queste zone, qual è secondo te la soluzione, come si dovrebbe intervenire? Poi a breve andremo a vedere anche di che cosa stiamo parlando, quindi ci porteremo sul consorzio, andremo alla sede proprio dove sono ubicati, ecco, gli uffici del consorzio stesso. Come si dovrebbe intervenire? Qual è la soluzione? Io, se c'è una soluzione, non essendo un tecnico, quindi non potrei darti una risposta fattiva al problema, però diciamo che delle ipotesi sono state fatte. Circa l'anno scorso, nel periodo di ottobre-novembre, fu proposto un accorpamento a quello che è il consorzio di Caserta, che essendo un consorzio che attrae molti comuni, c'è una possibilità economica diversa rispetto a quello del consorzio lungo di bonifica, perché comunque il consorzio vive grazie ai consorziati, quindi alle tasse dei consorziati. E se pensiamo al consorzio lungo di bonifica, c'è già il comune di Sessa che è debitore nei confronti dell'ente di circa 1 milione di euro. Quindi la soluzione quale può essere? Può essere un accorpamento, oppure addirittura dovrebbe intervenire una legge dello Stato, perché la situazione del consorzio di bonifica a Orungo non è la sola e unica situazione problematica, ma tutti i consorzi, soprattutto della Campania, vivono situazioni di crisi. Ecco, a Sessa, per risolvere il problema, o si dovrebbe fare un accorpamento a quello che è il consorzio di Napoli Caserta, oppure dovrebbe intervenire lo Stato con una legge ad hoc apposita per risanare appunto quelle che sono la situazione debitoria di tutti i consorsi. Le condizioni disastrose, in cui perché comunque ci sono milioni e milioni di euro di debiti, si contano addirittura oltre 30 milioni di euro di debiti
che il consorzio vanta. L'Enel ha staccato l'energia, gli operai non possono più lavorare, e soprattutto c'è da dire che gli operai non sono nemmeno spronati a lavorare. Non sono spronati, perché giustamente non prendendo soldi non sono né spronati né niente, e soprattutto lavorano senza nessun tipo di forma di sicurezza. Per un ente pubblico che non mette a disposizione condizioni necessarie per poter lavorare secondo delle norme, è un fatto alquanto gravoso. Ma ripeto, il fatto più grave è l'assenteismo che c'è da parte del... Proprio sull'assenteismo, diciamo al di là, senza fare nomi, proprio sull'assenteismo, che risposte, se mai ci fossero state, avete avuto dalla politica locale e soprattutto dalla regione o dagli enti che dovrebbero occuparsi per la risoluzione di questa problematica? Sostanzialmente no, perché il consorzio lungo di bonifica è servito sempre come un bacino elettorale a chiunque politico si sia affacciato sulla questione. Insomma, chiunque si è affacciato al consorzio lungo di bonifica ne ha tratto dei benefici personali per una carriera politica propria. Quindi la politica è sostanzialmente assente e lontana, e soprattutto si cerca di non far mettere il cappello sulla questione a politici che non rientrano nella zona di competenza lunga, e per non incappare in quello che sono una sorta di conflitto di interesse poi tra i politici sessani, casertani e di altre zone della regione. Quindi il problema sostanzialmente è paradossale, perché tutti si interessano ma nessuno fa una cosa fattiva e attiva, ci sono soltanto promesse che vanno ormai da 10 anni e gli operai non ce la fanno più, sono estenuanti, tant'è che su 60 operai stagionali ci sono soltanto un gruppo di 5 operai che presidiano stabilmente, che fanno delle proteste, che tra l'altro non si sono voluti nemmeno esporre, perché in questo preciso momento, in questi precisi giorni, ci si sta giocando una partita importante, come abbiamo detto prima, l'assessorato dell'ambiente. Però comunque c'è molta sfiducia da parte degli addetti ai lavori, perché comunque le promesse sono state troppe, tante, e ancora non si vede una risoluzione a questo problema. Che in chiusura, che cosa lascia presagire questa situazione qualora dovesse rimanere così com'è? La situazione può essere addirittura catastrofica, a mio avviso, perché se comunque il consorzio Aurungo di bonifica non riesce, non può sostanzialmente fare i lavori per la quale è nato, ci potrebbero essere dei problemi seri a livello di dissesto idrogeologico. Faccio un esempio: noi andiamo incontro ad una stagione estiva e con i tempi che cambiano, comunque con i cambiamenti climatici, ci sono delle piogge torrenziali che potrebbero ingolfare totalmente la zona di cellule di Baidomizze, che poi sarebbe il cuore dell'attività del consorzio. Potrebbero venire a creare degli smottamenti e soprattutto degli allagamenti forti. E ricordiamo che dietro l'impianto di macchine vecchie, dove dopo andremo a vedere anche la sete, c'è un'intera zona paludosa sotto il livello del mare, che è praticamente in mano ad un abusivismo sfrenato. Ci sono migliaia di abitazioni, e se nel caso in cui dovesse fare una pioggia torrenziale, lì si rischia un danno di epoca colossale. Diciamo il dramma nel dramma. Il dramma nel dramma, e nessuno si riesce a rendersi conto di questa situazione, e nessuno riesce a porre dei rimedi, nessuno si interessa, e soprattutto i politici con il consorzio lungo di bonifica prima, insomma, hanno preso quello che dovevano prendere per fare una carriera politica, ma poi hanno letteralmente abbandonato il campo. Quello che sono delle promesse che poi vengono sbandierate sui profili social di una risoluzione del problema, che poi non è mai reale, sono sempre soluzioni tamponi che non portano poi alla vera risoluzione finale del problema. Questo era Fabrizio Marino, il collega che ringrazio, ci tengo a ringraziare, soprattutto essendo un giornalista locale, ha fatto sì che noi potessimo giungere lì e rendere pubblica questa situazione davvero poco piacevole. Addirittura hanno interrotto anche le assunzioni per i lavoratori stagionali, circa 60, proprio perché il consorzio è in grandissima difficoltà.
Una cosa importante da sottolineare è il timore, non solo dei dipendenti stessi che non ci hanno voluto concedere nessuna intervista, quasi come una forma sia di timore che di rispetto nei confronti del consorzio stesso, ma abbiamo visto anche abbiamo avuto la percezione, il sentore, infatti una piccola, vi abbiamo mandato prima in onda una piccola immagine, ecco, dei piccoli secondi proprio della sede del consorzio, e addirittura qualcuno ci ha chiesto che cosa stessimo facendo, con quasi tono intimidatorio, ma con noi questa strategia non attacca. Faremo sempre luce sulle situazioni poco chiare, soprattutto a difesa sempre dei lavoratori. Perché dicevo che i dipendenti non vogliono parlare, i 22 dipendenti del consorzio? Perché proprio in questi giorni c'è un accordo, si sta cercando di trovare un accordo con la Regione Campania per cercare di far respirare il consorzio stesso. Lo ricordiamo, il consorzio svolge un lavoro fondamentale, pulizia dei canali, mantiene, ecco, in asse l'assetto idrogeologico. La zona è una zona montuosa, quindi è soprattutto una zona molto, molto paludosa, e ricordiamo che in quelle zone vi sono molte località turistiche. Bae Domizia una su tutte, e lì nascono, vi sorgono complessi turistici, soprattutto balneari, per quanto riguarda la stagione estiva, e quindi il consorzio stesso svolge un ruolo fondamentale. Qualche dipendente a telecamere spente ci ha detto che loro hanno cercato anche in segno di protesta, di spegnere le macchine che si occupano del drenaggio dei canali, ma la prefettura sono stati segnalati prontamente dalla prefettura, quindi non c'è nemmeno il, tra virgolette, ecco, il diritto allo sciopero, quindi rivendicare le mensilità e soprattutto portare alla luce questa situazione davvero, davvero gravosa. Bene, vi ho annunciato poc'anzi che con il collega Francesco Marino ci siamo messi in viaggio proprio, ci siamo portati dalla sede del consorzio del CAB, del consorzio Aurunco di Bonifica, fino all'impianto di macchine vecchie. Lì c'è uno striscione chiaro, eloquente, la Palissiano, dove gli operai rivendicano 44 mensilità. Questo è il secondo servizio, ve lo facciamo vedere. Il problema del consorzio di bonifica Aurunco. Qui siamo a Sesto Aurunco. Sì, Ci stiamo avvicinando verso la zona costiera, esatto, la zona lì superlitorale. dove è il cuore poi dell'attività del consorzio Aurunco di bonifica, perché se ne dica, il consorzio, Però partiamo dal problema. il problema sostanziale è difficile anche stabilirlo, qual è il problema del consorzio Aurunco di bonifica, perché possono essere le assunzioni che non vengono fatte, possono essere la liquidazione di 45 stipendi che per esempio hanno i dipendenti da anni ormai e che nemmeno vengono liquidati, ma sostanzialmente il problema principale è un problema politico, il problema è uno stallo. Scusami, il consorzio Aurunco, l'abbiamo visto prima, lo vediamo adesso, 22 dipendenti che non percepiscono, come dicevi prima, da circa 45 mesi lo stipendio, cioè non percepiscono 45 mesi di stipendio, quindi sono degli arretrati, e in più sono stati bloccati I 60 stagionali, 60 circa i stagionali. 60 stagionali per la seconda stagione consecutiva, perché la situazione è la stessa di l'anno scorso. È la stessa dell'anno scorso, in che senso? Che comunque la stagione aprile-ottobre è la fondamentale per la pulizia dei campi, per pulizia, irrigazione e per l'assetto comunque idrogeologico del territorio. Se comunque queste persone non vengono assunte, non ci sono delle assunzioni, non possono essere fatti i lavori, e quindi questo qua può mettere a serio rischio idrogeologico il territorio. Faccio un esempio: se durante la stagione estiva, in più di un'occasione, comunque anche con i cambi climatici che ci sono e con le forti piogge che avvengono
rispetto di qualche anno fa, la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro. Qui si rischia una catastrofe immane, perché ovviamente non essendoci gli stagionali, quindi non essendoci una vera opera di pulitura e di irrigazione soprattutto, questo può far succedere qualsiasi cosa. Prima parlavamo con un dipendente, molti non vogliono telecamere spente, molti non vogliono parlare perché un po' c'è paura, c'è timore, quindi si stanno aspettando nuovi risvolti. La situazione è molto, molto critica, allo stesso tempo farraginosa. Innanzitutto partiamo dalle risposte che dà la politica locale rispetto al problema e come secondo te si dovrebbe intervenire? La risposta che dà la politica locale è una non risposta, perché parto subito col dire che c'è il comune di Sessa, ricordiamo il consorzio Rumo di Bonifiche, è un consorzio in cui ricadono 5 grandi comuni, Sessa Aurunca, Cellone, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, e comunque questi comuni ricadono all'interno dell'area dei consorziati, però comunque essendo la sede a Via delle Terme, quindi a Sessa Centro, soprattutto il comune di Sessa è debitore nei confronti di un consorzio di 1 milione di euro. Solo il comune di Sessa, perché ovviamente essendo un ente pubblico economico il consorzio Rumo di Bonifica, anche i comuni sono creditori come qualsiasi altro consorziato, quindi questo è già il primo handicap, cioè un comune che comunque nel quale esiste la sede principale è creditore nei confronti di un ente di vitale importanza di questo genere. A questo va aggiunto ovviamente l'impasse che sta creando la regione da ormai dal 2011, perché comunque il 2011 è stato il primo anno di commissariamento, all'epoca c'era Caldoro, quindi per me non è un discorso di partito politico, cioè assolutamente, ma è una questione proprio questa questione hanno voluto che finisse nel dimenticatoio. Nel dimenticatoio, ma dal 2011, perché da quando c'era Caldoro ora la situazione, come tu hai detto prima, è abbastanza complicata perché nessuno vuole parlare. Non vuole parlare perché? Perché queste sono giorni di trattative. In regione si sta aspettando. Che cosa si sta parlando? Si sta parlando di un finanziamento, di un finanziamento dovrebbe arrivare dall'assessorato all'ambiente. Un finanziamento che dovrebbe risanare. Non dico risanare, ma almeno incominciare a rimpinguare un po' le casse dell'ente, facendo almeno iniziare le opere di irrigazione, perché poi che cosa succede? Il paradosso, che l'irrigazione non viene fatta, quindi gli agricoltori faranno ricorso al consorzio per i danni subiti. Quindi andiamo a spiegare blef. Il consorzio che cosa nello specifico che cosa fa? Il consorzio nello specifico che cosa fa? Nello specifico innanzitutto mantiene l'assetto idrogeologico del territorio. Questo vuol dire tutto e non vuol dire niente. Vuol dire innanzitutto svolgere opere di pulizia dei canali, come andremo a vedere a breve, di pulizia dei canali, quindi la pulizia delle erbacce, dei grandi canaloni, laddove viene sterpaglia, fogliame di tutti i generi, fa comunque quelle che sono le opere per l'allaccio dell'acqua, per l'irrigazione dei campi e soprattutto deve dare acqua alle grandi coltivazioni che ci sono sulla zona, perché ricordiamo che la zona di Cellone è una zona molto fertile, ci sono tante aziende casearie che poi tra l'altro sono le stesse che continuano a sversare liquami illeciti, quindi la situazione è veramente paradossale, perché poi succederà di nuovo a stagione in corso che gli agricoltori, come ho detto prima, faranno di nuovo ricorso al consorzio per i danni subiti. Ma se un consorzio, un ente non può sostanzialmente irrigare i campi perché non ha soldi, non ha liquidità, cioè là ci sono debiti per 1 milione di euro addirittura con l'Enel, non danno manco i soldi per la carta stampata, per il telefono, quindi non potendo irrigare i campi, che cosa succede? Che gli agricoltori subiscono un danno e quindi a questo danno rispondono facendo causa al consorzio, quindi sono soldi su soldi che si aggiungono, senza che però gli operai possano dire una parola, perché come hanno visto non possono nemmeno parlare, non si possono nemmeno esporre, perché questi sono giorni di trattativa e quindi qualsiasi parola detta fuori posto può essere interpretata dal politico di turno in malo modo e quindi possono bloccare ancora di più la situazione. E questa cosa va avanti da circa 9 anni. Quindi c'è anche una sorta di timore nei confronti
perché comunque gli stagionali sono 60, però siccome il consorzio lungo di bonifica è servito alla politica locale per degli interessi propri, lo dico senza remora, per esempio quando fu però diciamo che anche gli organi competenti, chi di dovere, quindi magistratura, prefettura, sono a conoscenza. Sono a conoscenza perché comunque sono stati in via, ti racconto un aneddoto, qualche tempo fa, l'anno scorso più o meno di questo periodo, ci fu una parte di lavoratori che decisero di protestare, facendo che cosa? Bloccando le macchine per l'irrigazione. Bloccando le macchine, quindi si crea una sorta di danno al territorio. E questa cosa la prefettura non l'accettò, infatti i dipendenti lo fecero in segno di protesta. In segno di protesta per cercare di svegliare un po' le coscienze e almeno di far portare il problema sulla bocca di tutti. Sì. Però addirittura la prefettura ha diffidato queste persone perché giustamente non può essere un'interruzione di pubblica utilità. Pubblico servizio. E quindi il pubblico servizio. E paradossalmente quindi è un. Cioè delle persone che devono lavorare non venendo stipendiati, venendo presi in giro dalla politica e poi giustamente hanno essere diffidati per una sorta di protesta che viene fatta. Cioè questo è ancora un altro paradosso, quindi questa storia del consorzio è una storia di paradossi su paradossi. Cioè come dire, questa qua per esempio che vediamo, questa qua a sinistra, è tutta una zona del consorzio, questo canale dovrebbe essere gestito dal consorzio, vedi invece le condizioni in cui versa, e comunque il consorzio di bonifica nonostante faccia dei grandi lavori comunque non ha la possibilità di comunque attirare 300 dipendenti. Questo fu fatto senza nessuna copertura finanziaria e all'epoca come presidente della commissione bilancio era Massimo Grimaldi, quindi consigliere regionale ancora in forza all'interno di Forza Italia, e quindi lui che essendo presidente della commissione bilancio diciamo ha soprasseduto a questo modus operandi che c'era. Furono fatti dei lavori per milioni di euro. Anche questo qua che vediamo a sinistra, questo qua è una della sede del consorzio, vedi? Cioè, sono questo questi passi. Tutta questa zona qua venne ripulita, vennero fatte dei giochini, delle situazioni dove le persone potevano fare anche un picnic, venne addirittura il vescovo e Caldoro a fare inaugurazioni, sì, ma sostanzialmente fecero solo il lavoro, cioè insomma coppa, perché i macchinari sotto non funzionano da 35 anni. Quindi sono stati spesi soldi su soldi in un periodo di crisi per il consorzio, quindi sperpero su sperpero. Però chissà che è servito? È servito che tu pigliando dei 300 dipendenti, dopo 2 anni hai fatto un sindaco a cielo. Plebiscito. Adesso ci portiamo sul. Ora siamo a Baia Domizia, sì. Che sarebbe il cuore, perché qui comunque si svolge la più grande. Qua c'è turismo, dovrebbe esserci turismo. Pratico, adesso andiamo a vedere proprio sul posto. Esatto. Allora qua ci stiamo avvicinando in una delle zone in cui c'è uno degli impianti più importanti. Questa è Baia Domizia. Sì, questa è Baia Domizia, questa che vediamo, e ci stiamo avvicinando a quello che è la sede di Macchine Vecchie, laddove avviene uno delle opere più importanti di lavoro che fa il consorzio di bonifico, ossia le opere di drenaggio, nel senso che in questa zona, che è una zona paludosa, avviene proprio il drenaggio per la pulizia dei canali. Esatto, per la pulizia e soprattutto per asciugare i campi. Però non parliamo di reggi d'anni, parliamo no, di no, 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 un'altra cosa. Qui avviene che le acque del pantano di Baia Domizia e di Cellole vengono tirate dalle macchine del consorzio e quindi vengono scaricate a mare. Qui vediamo il villaggio. E c'è da dire che oltre la sede del consorzio ci sono migliaia di abitazioni abusive che sono state costruite nell'assenteismo più totale della politica da circa 30 anni. Eccoci ritornati in studio. Questo era il secondo servizio che vi abbiamo fatto vedere, che abbiamo mandato in onda, il viaggio verso l'impianto di Macchine Vecchie. Lo ribadisco per chi si fosse messo in contatto con noi solo in questo momento, questa sera si parla del CAB, del Consorzio Arunco di Bonifica, che ormai da illo tempore vacilla in una situazione perniciosa, particolare, una situazione di grande difficoltà.
il consorzio è a secco di soldi, quindi non riesce a pagare i dipendenti che rivendicano tante e tante, più di 40 mensilità arretrate, non assolve più i lavoratori stagionali proprio perché non li può pagare. Allo stesso tempo il consorzio svolge un ruolo fondamentale. Consorzio di bonifica, appunto pulizia dei canali, lo ribadiamo, e un altro aspetto fondamentale è quello dell'assetto, appunto, come già ribadito prima, idrogeologico, vista la particolarità in cui sono collocati quei paesi appunto nella nostra regione. Prima di farvi vedere l'ultimo servizio, ci lasciamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo per la parte finale della nostra puntata. Eccoci rientrati in studio dopo la breve pausa pubblicitaria, Consorzio Aurunco di Bonifica, questa è la nostra inchiesta di stasera, un'inchiesta che come tutte le altre non lasceremo al caso, ma che abbiamo intenzione di seguire per ridare soprattutto mensilità ai dipendenti che giustamente hanno il diritto di lavorare e soprattutto il diritto di essere pagati. Ci eravamo lasciati prima della pausa pubblicitaria in viaggio con il collega Fabrizio Marino, che da anni si occupa di questa faccenda del CAB, del Consorzio Aurunco di Bonifica. Con l'ultimo servizio vi porteremo proprio sull'impianto di macchine vecchie, così proprio si chiama l'impianto. È un impianto dove, appunto, lo dicevo prima del lancio pubblicitario, c'è uno striscione grandissimo dove gli operai, i dipendenti del consorzio rivendicano le mensilità arretrate che non percepiscono da ormai più di 40 mesi. Bene, prima di lasciarvi con l'ultimo servizio, io vi ringrazio come sempre per averci seguito anche questa sera. Ricordo che questa puntata la potrete rivedere, per coloro i quali se la fossero persa in diretta questa sera, la potrete rivedere domani e soprattutto poi seguirci sui nostri canali, che sono sempre gli stessi, quindi sui social, Facebook, Twitter, Instagram e sulla nostra pagina YouTube. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rinnovo l'invito a seguire una nuova puntata dell'inchiesta tra 2 settimane. Grazie e buonasera. Allora, qua ci stiamo avvicinando in una delle zone in cui c'è uno degli impianti più importanti. Questo è Baia Domizia. Sì, questo è Baia Domizia, questo che vediamo, e ci stiamo avvicinando a quello che è la sede di Macchine Vecchie, laddove avviene una delle opere più importanti di lavoro che fa il consorzio di bonifico, ossia le opere di drenaggio, nel senso che in questa zona, che è una zona paludosa, avviene proprio il drenaggio per la pulizia dei canali. Esatto, per la pulizia e soprattutto per asciugare i campi. Perché non parliamo di raggi langhi, parliamo no, di canali. No, okay. Un'altra cosa. Qui avviene che le acque del pantano di Baia Domizia e di Cellone vengono tirate dalle macchine del consorzio e quindi vengono scaricate a mare. Qui vediamo il villaggio.
E c'è da dire che oltre la sede del consorzio ci sono migliaia di abitazioni abusive che sono state costruite nell'assenteismo più totale della politica da circa 30 anni. Questo qua è l'impianto di macchine vecchie. Infatti, come vedete, qui c'è il canale che porta l'acqua al mare. E in questa zona, quindi in questa sede, come potete vedere, c'è anche un cartellone 44 mesi senza stipendio, ridateci la dignità, è un cartellone di protesta e diciamo che la situazione è rimasta invariata perché si è arrivati quasi a 50 mesi senza stipendio. E come potete vedere, qui avviene l'opera di drenaggio. L'acqua viene tirata dalla palude, quindi viene sostanzialmente bonificata e poi viene fatto lo scarico a mare. E questa è l'opera più importante, una delle macchine più importanti, uno degli impianti più importanti, perché qui avviene il cuore dell'attività del consorzio di bonifica.